Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, stasera finalmente registro il video dei regali di Natale. Vorrei sistemare tutto questo. Finalmente ognuno ha i propri posti e iniziare poi a utilizzare, perché non lo faccio mai. Prima di fare un video regali o acquisto, poter dopo utilizzare tutto questo. Allora, giù nell'info box vi lascio ovviamente la lista di tutti i regali che ho ricevuto quest'anno, che è stato un Natale molto 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 proficuo. Mi hanno riempito di regali, sono stata una bimba molto brava quest'anno e ovviamente sono molto contenta. Se trovo dei link di questi prodotti nel web, vi lascio il link dei prodotti. Nulla, possiamo incominciare. Prima di iniziare, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su se ti piacciono i video di regali e di seguire il mio canale, non il mio cavallo, di seguire il mio canale iscrivendoti tramite il tastino che trovi giù nell'info box. Prima cosa che vi voglio mostrare, diciamo che mi è stato regalato molto in anticipo. Non è proprio per Natale, ma io come posso spiegare? Nulla, il mio compagno, quando abbiamo iniziato a convivere in questa casa, mi ha voluto fare un regalo. Non doveva, ma è una persona molto generosa e quindi mi ha fatto un regalo. Questo regalo è stato praticamente un patto trovarlo, nel senso che lui si diverte a fare scherzetti, trova questo, trova quest'altro, acqua, fuoco, eccetera. Voi considerate che questa stanza, questa casa è questa stanza qui, più una cucina e un bagno. Io ci ho messo praticamente un'oretta a trovare questo regalo che poi era nel mio armadio che ancora dovevo iniziare a riempire. Il regalo di cui vi sto parlando, eccolo qua, è di Vicoli. È un bellissimo cappotto. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È bellissimo, in questo azzurro carta da zucchero, stupendo, mi piace un casino. L'avevamo visto nel periodo di ottobre in un negozio qui in centro a Salerno, non c'era la mia taglia, io ho detto vabbè, non fa nulla. Durante il periodo che è intercorso tra il momento in cui ho visto questo cappotto e il momento in cui me l'ha regalato, mi ha fatto portare ovviamente la taglia e me l'ha preso. È stupendo, questi bottoni neri a contrasto, dentro il tessuto è questo cipria, è bellissimo. Lo scollo, non scullo, è abbastanza profondo, quindi anche un bello sciarpone ci sta tantissimo e mi piace un casino. È stato un bellissimo regalo pre-Natale, un regalo di inizio convivenza, stupendo. Grazie amore. Poi vado alla busta. Allora, delle nostre amiche. Ok, questo credo. No, ci hanno fatto un regalo a testa più uno in comune. Questo è quello in comune, è un portafotografie dove dentro sono già state inserite alcune nostre foto. Per privacy, ovviamente non le sfoglio tutte, ma è veramente bellissimo. Ne approfitterò per stampare delle nostre foto e iniziarlo a riempire tutto. Lei l'ha iniziato a riempire al contrario, quindi credo che le girerò queste qua già stampate e poi continuerò a stampare altre. Volevo capire se c'è un marchio. Ah sì, è di Tiger, molto molto carino. Poi ho, sempre questa nostra amica mi ha preso un paio di orecchini bellissimi, etnici, con il buchino, questi bellissimi colori quest'estate, ma io già inizierò a utilizzarli ora. Sono una composizione in metallo e legno. Non riesco a trovare il marchio. Ah no, eccolo qua, li ho presi al contrario. Fashion Jewel, molto 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 carini. E in più della collezione, credo che sia di Natale, no, Undisturbed Paradise, quindi quella autunnale di Kiko, mi ha preso l'illuminante, che
che è molto bello, una polvere illuminante per viso e occhi che dona brillantezza estrema al make-up, non anellare. Ok, questa è la confezione, è veramente molto carina. Voglio capire se c'è una. La linea, questo prodotto si chiama Transforming Loose Top Coat Crystalline Time. Non c'è una numerazione, no. È veramente molto molto carino. Alla fine di questo video sarò sommersa di buste. Poi la mia mamma in un outlet qui a Salerno mi ha preso questa bellissima borsa in viola glicine di Ferré, l'ha presa all'outlet qua a Salerno, è veramente molto carina, grande ma non troppo, ha un manico che si può portare sia a spalla che a gomito che a braccio, mi piace veramente tantissimo. Dentro ho anche un sacco di spazi se riesco ad aprirla senza distruggerla prima di iniziarla ad utilizzare. Ok, ce l'ho fatta. È veramente molto capiente. E poi il colore è stupendo. È un colore che a me piace molto. Grazie mammina. Poi, sempre il mio compagno. L'altro giorno eravamo in giro, sempre qui nella parte antica della mia città, e volevo comprare degli orecchini per il secondo foro, per il foro, il piercing che ho fatto al lobo sinistro, e me li ha voluti regalare. Sono di Siddhartha, che è un'argenteria famosa a Salerno. Non so se ci sono due negozi a Salerno, però non so se poi ce ne sono altri in giro per l'Italia. Se riesco a prenderli, ve li faccio anche vedere. Un secondo. Ok, la confezioncina qua è bellissima, ma un po' ostico tirar fuori i preziosi. Non so se mi avvicino. Sono veramente molto belli, hanno una lavorazione in argento intorno molto carina. Non guardate le mie unghie, e la pietra dentro dovrebbe essere zircone se non sbaglio. Sono veramente belli, belli, belli. E me li ha voluti regalare, come dire, no tesoro, non ti preoccupare. Così. Invece, l'altra settimana, sì, sabato scorso, io ero in casa a fare servizi da buona massaia, tornato a casa dopo aver fatto la spesa, mi ha regalato questo bellissimo quaderno lavorato a mano, l'ha comprato da Sciglio, che è uno shop, un negozio che rivende vintage e prodotti fatti a mano. Questo è un quadernone con carta, quaderno cucito e rilegato a mano da carta, scritto con la K. È bellissimo. Il foglio è di sembra papiro, non lo so cosa sia, ma è bellissima. Non ho il coraggio di scriverci sopra. Poi la copertina, questi due colori mesciati insieme, questo rosa che è uno dei miei rosa preferiti e questo celeste che è uno dei miei celesti preferiti. Non so come sia possibile che in una copertina ci sono i miei due colori preferiti, ma esiste e mi piace tantissimo. È stato un regalo non cercato, non voluto, ma che mi ha fatto molto piacere. E poi ne ha preso due cartoline, l'artista fa anche cartoline sullo stesso tipo di carta. Questa con, diciamo, un angolo di un'ipotetica casina. E poi questa che è il logo dello shop. Giù nell'info box vi lascio anche il link a Instagram, cioè hanno la pagina Instagram e Facebook, comunque anche il sito internet scigliovintage.com. Hanno degli articoli veramente molto carini, simpatici, fatti a mano, quindi ognuno poi è diverso dall'altro. Sono veramente dei prodotti
buoni, non, articoli non banali, ricercati, una bellezza. Poi, ok, un omaggio, buone feste. Ah, me la sono fregata da mia suocera, un bagno crema ai petali di rosa dell'Eufidra. Un omaggio natalizio che ho preso molto volentieri. Eufidra, come sapete, è uno di quei marchi che ho sempre utilizzato del make-up, ho usato le creme, ho usato i prodotti corpo, mi piace veramente tanto. Questo è un altro dei regali del mio compagno, dalla gioielleria Acquamarina, sempre qui a Salerno. A Natale mi ha regalato un paio di orecchini con Acquamarina che sono non belli, di più, bellissimi. Hanno due, sono pendenti con Acquamarina grezza, una un po' più opaca e una un po' più filtrante di luce, quindi traslucida, con una bellissima monachella. Mi riavvicino per farvela vedere. Allora, questa è la monachella, questi sono gli orecchini. Sono veramente, aiuto, molto 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 belli. Un gioiello veramente raffinato, carino, neanche troppo discreti, ma stanno bene sia con il capello lungo, cioè sciolto, che con il capello raccolto. Mi sono piaciuti veramente tanto. Poi l'acquamarina è una delle mie pietre preferite ed è stato un regalo inaspettato, perché pensavo il mio regalo di Natale fosse il cappotto che vi ho fatto vedere all'inizio. Perché così eravamo rimasti, invece no, mi è arrivato anche il gioiello, molto molto dolce. Poi mia sorella per la casa ci ha regalato questo set di 4 tazzine a tema natalizio con, vabbè, la faccio vedere almeno una, il piattino a forma di stella e la tazzina con il manico a forma di stellina, qui la scrittina Merry Christmas e dietro Babbo Natale sulla slitta che vola con le sue rennine. Sono veramente molto carine, le abbiamo sfruttate tanto. Oggi è praticamente passato un mese esatto dal 25 di dicembre e ora le andrò a mettere da parte. PS, devo ancora togliere tutti gli addobbi, l'albero, il presepe e tutto il resto. Vabbè, ma quello è un altro discorso, prima o poi li toglieremo. Credo questa settimana. Non mi piace smontare le cose del Natale, sono così carine. I miei genitori mi hanno regalato questo spazzolino elettrico dell'Orabil, il Pro 600 con 3D Action Technology, Cross Action. E ora lo inizierò a utilizzare. Io a casa dei miei utilizzavo lo spazzolino elettrico, però era di quello con la base e più testine che ho lasciato a casa. In ogni caso, a casa dei miei torno spesso e quindi lo sfrutto abbastanza. E loro poi ci hanno regalato quest'altra che non riesco a smontare. Vabbè, e qui dentro inizierò a utilizzarlo. Ci dovrebbero essere, eccole qua, mi hanno preso anche delle altre testine di ricambio. Quante ne sono? Sono altre tre, se non sbaglio. Riesco a contare tre. Sì, tre testine di ricambio. Ovviamente sono molto, sempre molto comode da averle. Sto mettendo tutto in giro, ma va bene. Ancora il mio compagno. Non bastava il cappotto. Gli orecchini, anzi no, gli orecchini sono arrivati dopo, questa che vi sto per far vedere è arrivata prima perché poi l'ho messa anche il 25 di Natale. Mi ha preso nello stesso negozio del cappottino questo bellissimo maglione grosso, giganterrimo, bellissimo, in rosso e bianco natalizio, è bellissimo. Questo ci ho fatto anche la foto di Natale che ho postato su Instagram. Ve la lascio giù nell'info box il link ovviamente sia alla mia pagina Instagram che a questa foto in particolare. Ed è morbidissimo.
è anche molto carino. Giù l'ho messo con dei leggings neri, sì, perché arriva abbastanza lunghetto, copre e a sedere, però arriva abbastanza lunghetto ed è bellissimo. Marchio l'ho già tolto perché mi sa che mi dava fastidio. Vediamo se trovo altre indicazioni. No, ho tolto l'etichetta perché mi dava un po' fastidio. Vabbè, nada, non mi posso dire il marchio. Poi cognato di Laura Biagiotti Accessori in questa bellissima scatola mi ha regalato un cinturone effetto turtle con questa fibbia gigante avanti, molto carino, veramente molto molto carino. Non sono una donna da cinte, nella mia vita ho provato un periodo a diventare una donna da accessori. Ah, è della Stefanel. Ok, ho sbagliato a leggere. Ok, della Stefanel Vera Pelle. Sto facendo nella mia vita, ho tentato di diventare una donna da cintura, ma non ci sono mai riuscita. A un certo punto ne avevo diverse, tutte bellissime colorate, anche per l'estate, eccetera. Mi sono resa conto in 2 o 3 estati consecutive che le prendevo, le mettevo a posto per l'inverno, le riprendevo per l'estate, eccetera eccetera, facendo sto cambio 2 o 3 volte che non l'avevo mai usata, quindi le ho tolte da mezzo. Potrei ricominciare a utilizzarle, chissà, speriamo. Ah, il mio cognatino mi ha scritto anche un piccolo pensiero, me ne ero dimenticata, che carino, veramente molto molto carina. Devo ripensarci, devo tenerle più secondo me sott'occhio. Mettendole sott'occhio forse è più facile ricordarsi e utilizzarle. Anche la scatola è molto bellina. Potrà diventare un contenitore per altro dentro. Poi, ecco, i miei suoceri mi hanno regalato una borsa quest'anno. Veramente molto carina, simile come taglio a quella che mi ha preso mamma, però più grande, con 2 manici corti, stesso principio da portare a spalla o a gomito o a braccio, con gli accessori pallucchioli, ed è in questo bel tessuto morbidoso tipo lana cotta del Eric Style. Molto gigante anche questa, c'ha un sacco di spazi, ha anche più scomparti e dentro un portachiave con la topolina, il vestitino rosa con scritto I love you, I love you, molto 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 simpatico. La borsa è stupenda, veramente grande al punto giusto, ha anche un po' di base sotto. Comoda, una di quelle borse comode da utilizzare quotidianamente, giornalmente. Veramente un bel regalo. Mi è piaciuta veramente tanto. Non cadere. Questa mia suocera ce l'aveva a casa della Piquadro in collaborazione con Collestar. Mai dire mai, mai dire no a una borsa anche piccina come questa quest'estate, simpatica. Cellulare, sigarette, nì perché non dovrei fumare, e portafoglio. Però è carina, quest'estate la sfrutterò. Abbiamo quasi finito. Sempre i miei suoceri mi hanno preso questa candela di Ikea, molto bella, in vetro. E dentro è rosa, ma come profumata. Io ero appassionata molto di candele e incensi, profumatori, eccetera. A casa dei miei genitori mia mamma le davano fastidio, quindi non ho mai avuto voglia e pazienza di mettermi là ad accenderla, anche perché poi sentivo mamma che dava fastidio il profumo, quindi non mi sono proprio sfiziata. Ora che sono a casa mia, ho riscoperto questa vena candelifera della mia vita. Sono molto contenta. Durante il periodo di Natale,
Abbiamo preso tre candeline all'Eurospin e in sequenza le abbiamo terminate. Le facevo anche un po' girare per sentire profumi diversi. Ora abbiamo un'altra aperta di Ikea, sempre che mi ha dato mia suocera, che l'aveva accesa a Natale, mi piace molto il profumo e me l'ha regalata. E appena quella finisce, credo che inizierò a utilizzare questa. Ha un profumo splendido, ma anche la scatola è bella, bella, bella. Ho bisogno di altro appoggio. Quasi finito. La signora che abita al pian terreno di questo stabile ci ha fatto un pensierino carino quando siamo andati a trovarla l'ultima volta. Due calamiti a forma di cuore con i nostri nomi. L'ha preso sempre qui a Salerno da Savastano, un negozio qui nella zona antica, con le coccinelline che portano fortuna. In questa casa non ho spazio per poter mettere calamite e neanche a casa mia, quella nuova. Questo è un altro discorso, perché c'è il frigorifero nel mobile. Ok, devo trovare uno spazio con le calamite per poterle appendere, però sono veramente molto carine. È stato un pensiero dolcissimo di nonna Antonia, che PS devo andare a trovare nei prossimi giorni. Le devo restituire un piatto perché ci ha fatto un dolce. E infine, non ci crederete mai, ma ho terminato il bustone, è caduta una foglia. L'altro regalo di mia sorella, personale, non della casa, mi ha preso un gioiello di Jewelry Place, dovrebbe essere. Mi ha preso questa collanina con ciondolo con la testolina di un cagnolino che assomiglia un pochettino ad Amélie, così da averla sempre 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 vicino. Non mi dimenticherò mai della mia piccolina che sta ovviamente a casa dei miei genitori, di mia sorella canina 2, però così la tengo sempre a portata di coccole. Ok, video dei prodotti dei regali di Natale 2020 finisce qua. Quest'anno Babbo Natale è stato veramente molto generoso con me, ho ricevuto tantissimi regali. Sono stata sommersa di regali e questa cosa mi piace tanto. Nulla, io spero che questo video ti abbia fatto compagnia. Se ti ha fatto compagnia, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perderti i prossimi video, trovi qui nell'ultima schermata, giù nell'info box, il link che ti permette di iscriverti al mio canale. Quindi cliccaci. Nulla, ci vediamo nel prossimo video. Grazie per avermi aperta. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba!